Con 5 voti a favore e 4 contrari, il Consiglio cittadino, in seduta di emergenza, si è opposto all'imposizione del coprifuoco. Il consigliere Barata ha parlato per conto della maggioranza. Misure così estreme non sono necessarie. La morte del sindaco Nightingale è una tragedia, ma blindare la città per paura di altre simili efferatezze significherebbe andare contro tutti i suoi principi. La centrale 31 resta in massima allerta in tutta la città 31. Il commissario Malouf ha rilasciato la seguente dichiarazione. Ogni agente della centrale 31 piange la morte del sindaco Nightingale. State certi che assicureremo alla giustizia i responsabili. Vi informeremo sull'evolversi della vicenda. Silio Dash per canale 37. Bene ragazzuoli, eccoci di nuovo su XCOM Chimera Squad. Un saluto da Clips89. Andiamo a fare la missione. Missione critica. È disponibile un bersaglio per una missione di combattimento critico. Parla Whisper. Scusate. Vi riporterò qualsiasi attività che richieda la nostra attenzione. A proposito, la Fenice e Grigia ha aperto il fuoco in un microcentro commerciale con armi al plasma. Diamo un'occhiata. Guadagniamo 35 crediti. Le seguenti attività del QG, quartier generale sarebbe, sono attualmente irrisorie. Uno o più agenti non sono operativi. Vuoi davvero continuare senza completare questa attività? Mettiamo che delle forze nemiche abbiano accesso a un dispositivo pericoloso, che tuttavia non possiamo distruggere per non mettere a repentaglio la nostra sicurezza o quella degli altri. In questo caso occorre un approccio più delicato. Avvicinatevi al dispositivo e disattivatelo, come in addestramento. Diamo a lei. Che ha il drone e può farlo da lontano. La quantità di unità che vengono catturate priva di sensi, più alta è la possibilità di recuperare informazioni preziose al completamento della missione. Qualche tempo fa la Fenice Grigia ha combattuto contro degli aggressori non identificati in questa posizione. Dopo la fine della sparatoria, la Fenice Grigia ha blindato l'intero isolato. Percepisco disperazione e paura. Per il nostro arrivo? No, non siamo noi a spaventarli. La prima unità che passa per questo ingresso è marcata dalle... va bene, tu che hai più semplice. Apriti, sesamo! Dice danno.
Una volta per missione un agente può spostare sulla linea temporale in modo da farlo agire nel turno successivo. Questa abilità è condivisa con tutta la squadra. Accetto. Preparazione fornisce un bonus di difesa e anticipa il turno dell'agente nella linea temporale. Usa questa abilità quando un agente si trova in una situazione pericolosa e per sfruttare tattiche coordinate. Sai che devo abbassare la risoluzione perché l'ho alzato un po'. Allora chi è che attacca per primo? Abbiamo il 50%. Vado dove servo. Protezione, preparazione, collaborazione. Anche se abbiamo una scarsa. Ma qui hanno le granate in mezzo. Kerub colpisce un nemico con lo scudo di energia, consumando tutta la carica. Se la carica viene consumata, infligge danni in un cono alle spalle del nemico. I danni aumentano in base alla carica. Sostituisce sotto missione. Dobbiamo andare. Ho effettuato l'arresto. Anche se mi conveniva attaccare prima lui. Legionario. Cambio posizione. Sono qui se hai bisogno. Non l'abbiamo ucciso. Oh, mentre il nemico facendo un berserk viene stordito. Non tutto un'azione la sua abilità passione per può avere come bersaglio nemici nella rete neurale 35%. Andiamo qui. Questo cosa fa? Collaborazione. Un alleato bersaglio non indebolito, facendo agire subito dopo la linea temporale. Nemico catturato. Rilevo una grossa fonte di Elerium vicino a voi. Non riesco a determinarne la posizione. C'è un locale che fa ramen qui dietro. Forse l'Elerium è il loro ingrediente segreto. La prima unità che passa per questo ingresso viene immobilizzata per un round. Tutti i nemici non aggressivi a guardia di questo ingresso rimarranno sorpresi. I nemici sono più difficili da colpire.
mandiamo lui. Ok. Facciamo irruzione! Bersaglio protetto! No, aspetta, posso attaccare? Hanno fatto liscio. Bene, chi viene ora la chimera. La chimera viene prima, lo guardiamo da qui. No, direi che possiamo attaccare. Termino round. Tutti curi. Quanto ti ricarica? Wow, rilevo un enorme nucleo di Elerium nella prossima stanza. Perde stabilità in fretta. Prendetene il controllo e contenetelo prima che faccia saltare l'intero isolato. Attenti a dove sparate. Nessuno di noi deve tornare a casa in un sacco. Colpi a segno sui nemici durante l'eruzione li stordiscono. Bene, tutti i nemici non aggressivi a guardia di questo ingresso rimangono sorpresi. Quindi facciamo due entrate. Anzi, facciamo porta principale. Tutti i colpi a segno sui nemici durante... Fammi leggere. Avanziamo tutti da qua. Tu? Tu che ti sei curato. Infine possiamo... Irruzione. State dietro di me!
Ho il bersaglio. Blocca l'obiettivo. Chi attacca per primo? Tu. Possiamo fare un critico. Spara con l'arma, ma hai il colpo assordente. Un avvelenamento subiscono 2 danni all'inizio del proprio turno e meno 2 al morale e meno 15 alla mira. Ah, cavolo. Vediamo se riusciamo a stordirlo. Bersaglio arrestato. Starai benissimo. Lo apprezzo. Sono in movimento. Non sono riuscito ad arrestare il nemico. Bersaglio preso! Mi sposto! Non lasciate che vi si avvicini. Fai un danno. Non muore. Mi riposiziono. Datti una mossa. Branko Ford, alieno alla vostra nella vostra agenzia. Alieni nella vostra agenzia. James, Jane, come ti viene in mente che quello è il piano e il più grande minaccia, la più grande minaccia alla nostra esistenza? Il ritorno degli anziani. Kelly, e di chi avremo bisogno per combattere? Breckford, di tutti. Capisco, ho visto le proiezioni, ma credo che il comandante approverà. Kelly, credo che il comandante abbia sempre visto il quadro generale. Trascrizione dell'incontro del gruppo di lavoro dell'agenzia, 25 agosto
2037. La Fenice Grigia è in cerca di grandi quantità di elerium. L'accesso all'elerium le avrebbe permesso di raffinare un esplosivo abbastanza potente da uccidere il sindaco Nightingale. La Fenice Grigia ha i mezzi. Scoprite se aveva anche un movente. Fermate i rapimenti alieni. Siamo riusciti a collegare la Fenice Grigia a una recente ondata di rapimenti alieni nella città 31. Scoprite perché la Fenice Grigia vuole questi alieni. Dobbiamo riportarli a casa. Panoramiche della fazione. Un'organizzazione di trafficanti alieni hanno silenziosamente ammassato il tipo di artiglieria. Questo lo sappiamo. Una cosa la sappiamo della Fenice Grigia: deve stare alla larga dei nuclei di Elerion o e ce l'ha direttrice Kelly lì. La mettiamo in collegamento appena torniamo alla base. Vediamo che ci dice l'indagine aperta. Il 2 marzo. Vediamo che ci dice. Scusate un attimo. No. Svariate veglie spontanee si sono tenute in onore del sindaco Nightingale, il cui recente assassinio tormenta ancora la città 31. Autorizzo la Chimera Squad a effettuare operazioni speciali. Alcune operazioni forniscono risorse utili per la squadra. Tenete gli occhi aperti per queste opportunità. Le operazioni speciali sono compito individuale per gli agenti che aiutano la Chimera Squad e la città 31. Possono ridurre le rivolte, far guadagnare risorse e conferire vantaggi temporanei nelle missioni. Accetto. Convinci gli individui benestanti e i gruppi d'affari a fornire finanziamenti temporanei in questo momento di crisi. Lavoro pesante. Integra con la centrale 31 per un breve periodo, in cambio integrati con le, e ottieni agenti che pattugliano le città per conto nostro. Operazione sotto copertura per Elerium. Crea falsi acquirenti per far uscire allo scoperto i trafficanti clandestini di Elerium. Facciamo questa però. Anzi no. Seleziona l'unità. Lei è libera. Ci sono vari tipi di obiettivi nella missione. Indagini appaiono in viola, possono essere preparatorie, operazioni o eliminazioni. Fanno avanzare la storia del gioco. Secondarie appaiono in giallo, sono opzionali ma forniscono ricompense preziose. Emergenze appaiono in rosso nei quartieri con problemi di rivolta. Siamo riusciti a collegare la Fenice Grigia a una recente ondata di rapimenti di alieni nella città 31. Scoprite perché la Fenice Grigia vuole questi alieni. Dobbiamo riportarli a casa. Bene, faremo più una missione secondaria, vediamo. Qua ci dà 35 delerium. Chimera Squad, sono il commissario Malouf della centrale 31. Francamente, non me ne frega niente della politica. Sono contenta che siate in città. La centrale 31 era a corto di personale prima della morte del sindaco. Ci sono buchi da riempire, ed è qui che entrate in gioco voi. Quando potrete gestire un problema meglio dei miei agenti, invierò i dettagli a voi. Se il consiglio cittadino ha da ridire, me ne prendo io la responsabilità. Non possono permettersi di licenziarmi. Sono impaziente di lavorare con voi. Oggetti smarriti. Cosa ce l'ha? Una bomba accecante, oggetto per recupero. Torna indietro. Vediamo se abbiamo più fondi per... Qua stiamo facendo una missione secondaria. Qua abbiamo la squadra.
agente tattico. Fai più esperienza di combattimento per apprendere nuove abilità. Qua possiamo dare i colori alla corazza, ma va bene come sono. Non intendo cambiarli. Carica di irruzione, tessera magnetica ce l'abbiamo. Granata da tregua, disattiva tutte le armi da fuoco in un ampio raggio. Potrebbe esserci utile. Un medikit già ce l'abbiamo. Granata fumogena non ce l'abbiamo, ma per adesso direi di restare così. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Una missione l'abbiamo fatta, domani ne faremo un'altra. L'episodio vi ricordo che esce sempre verso le 19, perché già faccio altri filmati a verso le 14 e verso le 16. Faccio Total War Attila, per chi interessa, Football Manager e Uncharted 4. Bene, per chi vuole ulteriori informazioni su questo gioco o altre informazioni a cui posso essere utile, commentate. Condividete il filmato per far crescere il canale e iscrivetevi se non l'avete già fatto. Un saluto da Philips89, alla prossima, ciao!